Maurizio, ho paura di parlare in pubblico, di esporre la mia presentazione, soprattutto quando il contenuto è importante e sto presentando davanti a dei capi di alto livello. Oppure non mi ricordo bene cosa devo dire e mi trovo spesso a leggere le mie stesse slide. Se ti ritrovi in questi problemi è probabilmente perché non stai utilizzando correttamente la modalità relatore, la Presenter View, uno degli strumenti più potenti in assoluto di PowerPoint, che cambia il modo in cui presentiamo in maniera radicale. In questo video ti mostrerò tutti i trucchi per utilizzarla al meglio, indipendentemente dal fatto che tu stia presentando online o offline. Vediamoli insieme. Prima di tutto, chiariamoci le idee. Che cos'è la Presenter View? La Presenter View è questa. È uno strumento di PowerPoint che ci permette di avere sotto controllo tutte le informazioni necessarie durante una presentazione. Per prima cosa sappiamo in alto a sinistra qual è la slide che le persone stanno vedendo o che dovrebbero vedere se stai proiettando nella maniera corretta, ma questo lo vediamo fra poco. In secondo luogo, vediamo qual è la slide che seguirà. Questo è fondamentale perché ci permetterà di anticiparla senza dover ogni volta girarci a guardare quale slide è uscita. Poi abbiamo le nostre note, che non vuol dire che possiamo stare lì a leggere tutto quello che scriviamo, ma avere sotto controllo alcuni punti chiave, magari alcune statistiche, alcuni numeri o magari qualche volta delle referenze può fare la differenza piuttosto che bloccarci a pensare ad un'informazione che in quel momento ci sfugge. Inoltre, ma non meno importante, abbiamo sotto controllo il flusso completo della nostra presentazione, perché grazie a questo pulsantino qua noi possiamo vedere tutte le slide della nostra presentazione e in questo modo siamo in grado di saltare da una slide a un'altra senza che l'audience se ne accorga. Chi ha detto che dobbiamo seguire la presentazione nell'ordine in cui è stata preparata? Se ci arriva una domanda, se ci arriva uno spunto di riflessione, possiamo sempre saltare da una parte a un'altra in modo da seguire e adattare la presentazione alle richieste, alle esigenze della nostra audience dal vivo. Immagina di ricevere una domanda e di avere sempre la slide pronta dietro l'angolo. È possibile? Sì, basta semplicemente utilizzare la Presenter View. Quindi è uno strumento potente che fa la differenza nel modo in cui presentiamo, ma è fin troppo poco utilizzata. Perché? Ci sono diverse occasioni, quando presentiamo offline o quando presentiamo online. Nel caso di un offline, ti basterà collegare il tuo laptop a un proiettore e la modalità relatore dovrebbe partire in automatico. Falso! Non funziona così. Tant'è vero che nella maggior parte dei casi, quando vengo invitato a degli speech in azienda o magari a fare dei workshop, una delle prime cose che io e il mio team verifichiamo è il setup dell'aula. Prima di tutto, attenzione, se ci sono dei click share, dei via, tutti quegli strumenti che ti permettono di condividere lo schermo in modalità wireless, ecco, allora devi fare attenzione, perché questi strumenti di default non hanno la modalità schermo esteso. Quando tu condividi uno schermo con un proiettore, è come se stessi fondamentalmente utilizzando due schermi. Puoi utilizzare la modalità schermo esteso o la modalità duplica. Se tu utilizzi la modalità duplica, quello che vedi sul tuo schermo, sul tuo laptop, sarà la stessa cosa che le persone vedranno sul proiettore. In questo modo è impossibile che le persone possano vedere uno slideshow mentre tu vedi la modalità relatore e quindi tu avrai perso l'opportunità di fare una presentazione grandiosa. Questo tipicamente succede perché stai duplicando il tuo schermo, non stai estendendo il tuo schermo e tendenzialmente tutte le applicazioni di condivisione schermo wireless hanno questo limite. Nel caso di ClickShare, in particolare, ci sono dei driver che si possono installare per far funzionare la modalità estesa. È un po' macchinoso, io ci ho scritto un articolo, eventualmente te lo lascio nei commenti. In generale, la soluzione che io preferisco è il buon vecchio cavetto HDMI, perché hai una modalità estesa di default e quindi sarà facilissimo avere sul tuo laptop la modalità relatore e sul proiettore lo slideshow, ovvero le slide a tutto schermo. La cosa importante, unica piccola accortezza che dovrai tenere a mente, è quella di avere la modalità relatore su un laptop che si trova tra te e la tua audience, che non sia troppo lontano. Di recente mi è capitata una sala riunioni dove volevano che il mio laptop stesse alla fine del tavolo e io all'inizio, e in quel caso il mio laptop è troppo lontano, non ho il controllo della mia regia. Ecco perché è fondamentale che il laptop sia vicino a te e soprattutto stia tra te e la tua audience, in modo che tu con un colpo d'occhio possa guardare rapidamente la prossima slide, oppure entrare, cambiare slide, saltare, modificare il flusso della presentazione, ma che tutto questo avvenga in maniera fluida durante la tua presentazione. Per le presentazioni online è un'altra storia. Su Teams uno degli errori più comuni è quello di presentare
condividendo il proprio schermo. Noi non condividiamo mai il nostro schermo, condividiamo soltanto l'applicazione di slideshow. Ma per condividere l'applicazione di slideshow è fondamentale disaccoppiare lo slideshow dalla modalità relatore in PowerPoint. Quindi in una finestra avrai lo slideshow, in un'altra finestra avrai la modalità relatore. Per fare sì che queste due cose possano andare insieme, e allora devi utilizzare una scorciatoia che si chiama Alt più Shift più F5. In questo modo PowerPoint creerà due finestre, una con lo slideshow, che è quella che tu condividerai con la tua audience, e una con la modalità relatore, che invece è quella che tu terrai per te sul tuo desktop. Se tu stai presentando online, è fondamentale avere sott'occhio anche la room, quindi vuoi sapere con chi stai parlando. Se qualcuno ti lascia un messaggio in chat, per esempio, vuoi essere in grado di agire rapidamente. Se tu mandi avanti la slide, ti renderai conto che lo slideshow tende a prevalere rispetto a Teams. Motivo per cui noi prendiamo lo slideshow e lo mandiamo in un desktop virtuale numero 2. Attenzione però, è importante ricordarsi di averlo già condiviso. Quindi i passaggi te li riassumo rapidamente. Sono: entro su PowerPoint, avvio la modalità relatore avanzata, per cui Alt più Shift più F5. A questo punto su Teams condividerò una finestra, non lo schermo, ma una finestra, ovvero lo slideshow. E a questo punto con Windows più Tab sposterò lo slideshow direttamente in un desktop secondario, così che non interferisca con le mie due finestre. Sul mio desktop primario che cosa avrò? Windows destra, 50% dello schermo. Quindi Windows freccina destra avrò PowerPoint, Windows freccina sinistra avrò il mio Teams. In questo modo ho sotto controllo l'intera presentazione. Sono in grado di anticipare le prossime slide, quindi non devo aspettare che escano per cominciare a commentarle. Non mi devo mai trovare impreparato davanti a una slide che non mi aspettavo potesse uscire, e ho completa visione delle persone alle quali sto parlando e posso interagire in tempo reale in chat. Ti posso garantire che questa cosa qua non la fa nessuno. In realtà tu puoi anche utilizzare questo pulsantino qui, così la presentazione va in condivisione direttamente su Teams. È una modalità standard, ti permette di avere sotto controllo il flusso completo della tua presentazione ed è plug and play rispetto alla tecnica avanzata che ti ho fatto vedere poco fa. Sicuramente molto comoda, ma ricordati una cosa importante: devi bloccare la possibilità dell'audience di cambiare slide, perché se tu condividi il tuo PowerPoint direttamente, ebbene sì, le persone potrebbero cambiare slide, potrebbero andare avanti e non seguire te che stai presentando. Non è bello se tu stai commentando slide 2 e le persone sono già a slide 10, per cui ricordati sempre di bloccare questa possibilità per la tua audience. Benissimo, quindi quick recap di quello che ci siamo detti. La modalità relatore è uno strumento potente che ti permette di fare la differenza quando realizzi una presentazione davanti a delle persone. Che questa presentazione sia online o offline non fa la differenza, ci sono delle tecniche che ti permettono di gestire la presentazione in maniera più efficace. Se sei offline, devi solo fare attenzione agli strumenti di condivisione wireless e a condividere il tuo schermo in maniera estesa. Se sei online, devi fare attenzione a condividere soltanto lo slideshow e non la modalità relatore. A meno che tu utilizzi direttamente la condivisione standard di PowerPoint, allora dovrai fare solo attenzione affinché le persone non possano andare avanti nelle slide mentre tu stai parlando. Ti invito a provare la modalità relatore in tutte le sue forme, sperimentala e vedrai che all'improvviso sparirà la paura di parlare in pubblico, non potrai mai più andare blackout e le tue presentazioni faranno uno step up significativo. La tua audience sarà contenta e te ne saranno tutti grati. Buon lavoro e buone presentazioni!